Facciamo uscire subito, ti prego. Ciao raga, oggi nuovo video. Io sono Cerbe e voi siete su... Siamo al secondo video di questo video, triste video, del calendario dell'evento di Logica. Inizia a prendere un coso, così inizia a farli e possiamo portare avanti sto video che sta durando da 600 anni. Scegli il numero fra 2 e 6. E uno. 15, sono andato. Ciao 15. Che carino. Sono qua ospite. No, sono qua ospite del video suo. Lei è ospite del video mio. E lei è la mia nipote femmina preferita. Non che è unica. Tutta riuscita. Gigi, sono fortissima. Guarda. Quindi sarà una cavolata? No. Allora, facciamo un close up. Anche qua un altro nipote preferito, quello maschio, che può salutare. Ciao. Allora, nel frattempo che loro fanno il close up, abbiamo iniziato questo video ieri ed è durato 556 milioni di ore che io dovrò ancora editare e non editerò mai. E quindi stiamo cercando di risolvere questi giochi di logica che sono 24, ne abbiamo fatti 12 ieri e ne faremo altri 12 oggi. Lo so divisi in due video perché sono veramente eterni. Fatto. Grazie, puoi scegliere un altro. 21. Si vede che sono bravo a aprire questi calendari dell'avvento. Ma io c'è già cosa che... Anni e anni di studio. Tu ne vuoi uno? Vai, drop. Che numero vuoi? 25. Oggi non sappiamo di quanto sono difficili. Il 6. E tu non è che devi iniziare le frasi e finirle senza avere una fine logica. Che... Oggi abbiamo iniziato di... Marmotte. Allora, dicevo... Fatto. Ok. Che ansia. Fai un close up a tuo fratello. Nel frattempo che io riesco magari a almeno fare l'introduzione di questo video. Allora, dicevo, abbiamo iniziato questo video ieri e volevo finirlo, ma ieri ci abbiamo messo 2 ore e adesso ci stiamo mettendo 30 secondi per 46 cosi. Dovremmo farne effettivamente 40, uno ogni 40 secondi per rispettare 10 minuti dei miei video, cosa che non dicevo mai. In più oggi mi sono vestito con una maglietta che non è per nulla della mia armocromia, penso. Sapete cos'è l'armocromia? No. Dammi un altro. Che numero vuoi? Questo. Sento che numero vuoi? Di 4. In pratica dovrei giocarci anch'io, ma... Fatto. Com'è? Ma oggi vi siete drogati che riuscite a fare le cose in fretta. No, nel frattempo io non faccio niente. Posso prenderne uno anch'io? Tieni. Fatto. Ma come hai fatto? Ma non è vero. Senti, io sono già biondo. Siete voi gli intelligenti di questa famiglia? Avete da esternare qualcosa al pubblico da casa che vi sta guardando assiduamente? No. Bello vedere un video in cui nessuno parla. Sì. Rilassante. Potremmo fare un video Asmir in cui smadoniamo. Potremmo fare un video. Per queste cose. Vuoi prendere il tuo coso? Perché? Perché almeno ne scelgo uno io. Io scelgo il 12. Farlo passare da qua. Poi dopo passa da qua, da qua, da qua e... Così esce. E dopo per farlo rientrare così, così, così. E così. Top. Che numero vuoi? A me se 25 piaceva. Non c'è il 25. Come fai se c'è 25 in un calendario d'avvento? Ma perché io rompo il calendario? Oddio! Esatto. Così è come si presenta. Mm-hmm. Poi bisogna fare ne. Oh. Così. Che spiegazione esaustiva. Ma... Così. Top. Che numero vuoi? Ti è rimasto il 23, il 18, l'11, l'8 e il 2. 2. No? Sì. Ma io stavo tanto bene a parlare a pubblico senza risolvere sti cosi. Sto dando da entrare. Quanti anni ho, secondo voi? 53. Molto bene, grazie. In realtà ne ho 72 e li porto male. No, vabbè, ma chi sono? Sei Arianna? No, sono un genio. Risolto? Sì. Finito! Anche io. Facciamo prima il close up mio. Sto giochino si presenta così, con due palle e un pirillo in mezzo. Ma... non è colpa mia, non è che l'ho fatto io, è il gioco. Cribio. Allora, bisogna andare dalla parte con la palla più grossa, il cerchietto più grosso, farlo passare allegramente verso il cerchietto, girarlo, farlo passare dal dentro. Le mie spiegazioni sono logicissime. Farlo uscire da dentro... Poi girarlo dentro così e farlo uscire da lì. Bravo! Grazie, anni e anni di studio per non sapere fare niente. Ok, allora bisogna prima far uscire i due anelli uno dall'altro. Ah, ok, sono uscita. E poi bisogna farli uscire da qua. Oh, ok. In questo modo.
Uno. Ok. E poi anche l'altro. E due. Top. Grande. Rimontalo e lancialo lì. C'è un altro numero? Sì. Che numero vuoi? 8. Devo fare tutti i numeri disparo. Ma oggi siamo veramente persone intelligenti. Guarda. Ah, perché? Non c'è vostra madre che ti destabilizza? No, infatti. Mamma, non ti vogliamo più. Anzi, potete dire quello che volete su vostra madre e non lo saprà mai vedendo sto video. Una madre bravissima, dolcissima e tenerissima. Sono riuscita! No, vabbè! No, vabbè! Tipo ieri ci abbiamo messo 2 ore con vostra madre. Oggi ci metteremo 30 secondi per finire questo bellissimo calendario dell'avvento. Per cui io spenderò delle fantastiche parole. Nel senso che siete soddisfatti di questo calendario dell'avvento? No, voi due. Ditemi quello che pensate. Eccolo. Se riesco a fare le cose sì, se non riesco no. Aspetta che faccio il close up a tuo fratello. 645 minuti di close up dopo. Eccolo. Allora, cioè... dici, è risolto? No. Ah, ecco, dicevo. Così. Stavo morendo. Dicevo, vi piace o non vi piace questo calendario dell'avvento? 11 o 19 prendo. Non mi piace. Perché non mi piace? No, prendi 19. Ma perché il 19 non ti piace? Perché poi fa schifo. Ma questo qua è uguale all'altro. Faccio schifo. Voglio andare. Grazie. Ah, potresti tranquillamente finire il video da soli, scusa. Mi sono rotta. Vuoi provare questo? Io provo questo. Avreste speso i soldi? Aveste speso i soldi che avete speso per comprare questo calendario? No. Tu? No. Anche perché nessuno dei due ha speso niente. Esatto. Che numero vuoi? Dai, però se glielo avevo capito non è giusto. No, comunque sia, dicevo, questo calendario dell'avvento costa ben 17 euro. Non avresti speso 17 euro per questo calendario dell'avvento? No. Ma tu pensavi fosse un calendario dell'avvento di dolci? Lo speravo. Ma è 17 euro per un calendario d'avvento del... ma l'hai detto dopo che costava 17 euro. Perché tu mi dai i tuoi scarti che poi non riesco a fare? Poi te non riesci a fare niente, proprio a priori. Ma infatti... Ah, ok, ho capito questo. Close up. Ce la possiamo fare. E allora, questo si presenta così. Bisogna semplicemente girare questo qua così e poi alzarlo e girarlo. Poi lo metti dentro e lo rigiri così. Io faccio il 18 che è la metà. Non quello che vuoi da fare. No, quello è di tua sorella. 18 è la metà, non puoi prenderlo. E devi prendere l'altro. Tu prendi il 12. Fra le altre cose sta andando veramente molto meglio di ieri. Potresti non parlare gentilmente. Perché... Non parlo. In tutto ciò io non ho ancora risolto neanche uno praticamente. Ma è perché il mio scopo non è risolvere le cose. È intrattenere il pubblico. Essere un pirla. Ma tu sei ancora lì con quello? Noi ne abbiamo risolti 156.000. Ma non è vero. Noi. Io sicuramente sì. Voi non lo so. Allora, bisogna far passare questo qua, farlo combaciare. Dai, è appena risolto. Lo so. Perché mi chiamate per poi dirmi che non mi chiamate? Perché mi chiamate? Hai risolto? No. Chiudo il close up e mi richiami dopo? Va bene. Quanti mancano in tutto ciò? Poi sei finito. Io sono qua a guardarvi mentre voi fate risolvere. Ci sono 3 da fare. Tua sorella li ha smontati e non sapevamo più rimontarli. Voi vi guardereste un video in cui ci sono 3 cose che risolvono male i giochi di logica? Io no. Quindi non dai potenzialità al mio video? Esattamente. E allora perché lo stiamo girando? Perché ormai io siamo qua, cioè sono obbligato. Bene, ma non benissimo. Non esce. Perché no, prendi le soluzioni. Ma alzati te. Ma sono in mezzo, devo far alzare per forza qualcuno di voi due. Devo fare tutto io qua. Risolvere le cose. Passo la roba. Si vede quanto mi è piaciuto questo. No, ma in realtà a me sto calendario di logica e mi è piaciuto. Mi è piaciuto nel senso che se avessi aperto uno al giorno, tutti i giorni fino a Natale, ne avrei avuto uno solo al giorno da risolvere. Quindi sarebbe stato figo. Guarda, sono biondo con gli occhi azzurri e stupido. Fammi parlare. Dai, basta, io non sono capace. Sì, no, questo. Fate il bel rumore, ma facciamo un video ASMR. Aspetta, mi devo dire. Gigi, puoi non far uscire questo video, ti prego. È il primo video che faccio con voi. E anche l'ultimo. Ci sono delle istruzioni poco chiare, posso dirlo? Ma è proprio molto poco chiare. Allora, se comprate questo telecamera...
telecomando. Se comprate questo televisore al modico cifra di 1.656 milioni di euro, dicevo, se comprate questo calendario dell'avvento, non aspettatevi che capirete qualcosa dalle istruzioni. Perché non è possibile. Oh mamma remma maiala bucaiola. Ma vedi che qua veramente cioè, ci va proprio una laurea per fare queste cose. Te stai facendo un canale con le cose che non bisogna fare. Tipo quando hai fatto la challenge della roba piccante. Non bisogna farle quelle cose. Vi lascio quella challenge qua sopra se non l'avete vista. Era ben... Perché non bisogna farla? No, perché ti fa male. Ma stavo morendo. Ma appunto, hai un canale in cui usi tutte le cose da non fare perché ti fanno morire. Ma appunto, ma stavamo morendo ed eravamo felici. È esattamente quello che penso io. Cos'è? Riccardo Dose, esci da questo corpo. Guarda! Non hai fatto niente. Appunto, sei inutile. Ma proprio abbastanza inutile. Vabbè, lasciamo stare. Allora, direi che io mi sono amabilmente rotto il cazzo. Fai la faccina tenera e coccolosa così non si capisce quello che ho detto. Tipo sorridi così. Con fare differente. Vieni a chiudere il video tu. Niente, veramente persone inutili qua. Ci rimangono tre indovinelli. I tre sono uno e questo. Vi lascerò le foto qua sopra. Uno e questo. E uno questo. Vi lascio le foto delle tre cose che non abbiamo risolto qua sotto. Fatecelo sapere nei commenti se sapete come si risolvono. Perché io sto amabilmente sclerando e non ce la faccio più. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. Vai. Io credo in te. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Esatto, attivate la campanellina. E seguitemi su Instagram che vi chiedo cose inutili. Sì. E chiamatelo Gigi. Ciao. Finito. Abbiamo finito di vedere. Ciao.